pezzettini, proprio te. Tu vai fuori. Scappa, scappa, monellaccio, se no viene l'uomo nero col suo lungo coltellaccio per tagliare a pezzettini. Proprio... Ti avevo detto di non cantare più questa maledetta tiritera. Quante volte devo ripetertelo? Allora, non giochiamo più. Scappa, scappa, monellaccio, se no viene l'uomo nero. È tutto il giorno che riprendo mia figlia giù in cortile. Non fa che recitare quella tiritera. Come se non ne sentissimo già abbastanza di quell'assassino. Hai ragione. Quando si fanno sentire, però, siamo tranquille. Almeno si sa che sono ancora vivi. Eh già. Anche questo è vero. Che bella palla che hai. Come ti chiami? Elsie Beckman. Non era con voi? No, non l'abbiamo vista. Una nuova puntata del romanzo, signora Beckman. Ah, sì.
Un momento, per favore. Senta, signor Gecke. Non ha mica visto Elsie. Elsie? Mi era sembrato di sentirla salire. Ma no, non è ancora tornata. Non può tardare molto. Arrivederla, signora Beckman. Arrivederla, signor Gecke. Diecimila marche di premio. Ma chi sarà questo assassino? Ieri ha ucciso un'altra bambina. Sarebbe ora che la polizia si muovesse. Non basta attaccare i manifesti al muro. Ha ragione, bisogna far qualcosa. Che ci sta a fare la polizia? Siamo stanche di stare tutti i giorni in pena per i nostri figli. È ora di agire, signori della polizia. Molti particolari fanno pensare che anche questo delitto sia stato consumato dallo stesso mostro sconosciuto di cui già sono rimaste vittime 8 bambine della nostra città. Si richiama nuovamente l'attenzione di ogni padre e di ogni madre, i quali hanno il sacro dovere più che mai di mettere in guardia i loro bambini, che sono in continuo pericolo. Tanto più che si tratta di un pericoloso individuo che avvicina i bambini con gentilezza. Un po' di dolciumi, un giocattolo, una palla, una cosa qualsiasi, possono divenire fatali per un bambino. Su, continua a leggere. Sì. Il ben comprensibile terrore è reso ancora maggiore dal fatto che gli sforzi della polizia criminale per catturare l'assassino sono stati finora inutili. D'altra parte, la polizia si trova dinanzi.